Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo dire due parole brevissime su quello che è stata la reazione di alcuni e per alcuni con la minoranza. Quindi già il fatto che sia una minoranza non dovremmo darci peso, però è una cosa che comunque merita attenzione per discutere e per eliminare quanto più possibile questa minoranza che purtroppo può essere rumorosa. Tutte le minoranze spesso negative portano grande rumore ed è quella che è stata il commento, l'opinione circa il pianto liberatorio, diciamo così, di Dybala in uscita dopo l'infortunio in Juventus-Sampdoria. La maggior parte di queste persone in generale, di coloro che hanno visto una cosa umana in Dybala, dice che fondamentalmente è una reazione di chi è deluso per se stesso, per la squadra, cioè per non poter dare più il proprio apporto alla squadra per l'infortunio, la delusione di chi sapeva di star giocando bene nel momento in cui si sentiva in condizioni ottimali, si sentiva bene, si sentiva anche in quel modo utile alla squadra, dopo delle partite no. È chiaro che la delusione in quei casi può fare i brutti scherzi e portare a reazioni umanissime, legittime, che devono essere comprese e devono essere sostenute. Nel senso che piangere di fronte alla delusione, di rabbia, a prescindere da quale sia l'emozione, è una cosa positiva che può fare anche del bene. E tra l'altro ci aggiungiamo il fatto, anche se qui bisogna capire se è stato romanzato, se fosse una cosa vera, anche se in realtà 3 anni fa c'è un episodio simile di pianto dopo il gol, il 26 settembre si dice, poi non ho verificato onestamente, che sia l'anniversario di morte del padre. Come sapete, Dybala ha perso, mi pare, 8 anni fa il padre, quindi prima che arrivasse da noi alla Juventus. Quindi chiaramente lo sfogo liberatorio da parte di Dybala è uno sfogo che ci sta, che abbiamo visto, che ho visto in modo positivo. Perché piangere è una cosa positiva, proprio perché è un'emozione, è una reazione spontanea, diversamente da altre reazioni che sono spesso precostruite. Ed è la reazione di chi anche ci credeva, crede in se stesso, in quel momento credeva in se stesso e crede anche nella squadra. È un modo per esprimere la difficoltà di non poter mantenere la propria responsabilità, la responsabilità che viene calata dall'alto e che Dybala si sente sua con la fascia capitale, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, quelle lacrime sono lacrime che vanno rispettate, ma soprattutto che vanno capite e che vanno rispettate appunto perché è una reazione umana che tutti potrebbero avere. E quindi togliamoci anche dalla testa il fatto che sia un milionario, che sia una persona che sta trattando chiaramente un contratto nuovo. Io spesso sono stato critico sul Dybala, non uomo, il Dybala calciatore, per quello che ha fatto o non ha fatto, però chiaramente qui è un altro tipo di discorso. Purtroppo però la minoranza rumorosa c'è stata. C'è stato qualcuno che anche tra i nostri, non solo tra gli anti-juventini che parlano di goduria nel vedere piangere Dybala, piuttosto che di goduria nel vedere l'infortunio del giocatore, cosa che io mai penserei di calciatori di altra specie. Ma anche purtroppo il problema vero e proprio sono i tifosi della Juventus che pensano in quello che trovano qualcosa da ridire sulla reazione di Dybala. Qualcuno ne ha fatto un discorso di virilità che purtroppo è un discorso che è un po' obsoleto nel 2021 perché piangere non è da donne e non piangere da uomini, che poi tendenzialmente alcuni esibiscono meno rispetto ad altri, è un discorso. Io personalmente non sono uno che ama piangere in pubblico, sono uno che riesce a trattenere l'emozione in altri modi e posso sfogare in altri modi. Quindi, ma non sarebbe nulla di male se mi esponessi anche in modo emotivo, da questo punto di vista, commosso di fronte a certe situazioni della mia vita, o piuttosto lavorative, come nel caso di Dybala. Quindi il discorso della virilità applicata al pianto non va bene più, non è una cosa che al tempo, al giorno d'oggi ci dovrebbe essere. Qualcuno ha detto che appunto ho visto anche personaggi anche che nei social girano del fatto che Dybala pianga e quindi uno come lui per il ruolo che gli è stato dato, per il tipo di responsabilità che ha, non dovrebbe piangere perché è sintomo di debolezza in qualche modo. Ecco, non è così. Io penso che le relazioni umane siano giuste a tutti i livelli. Io ricordo un Buffon ormai pressoché quarantenne insieme a Barzagli, pressoché quelli quarantenne, piangere dopo la grandissima delusione della partita contro l'Euro 2016. Ricorderete, pianti proprio anche importanti. Penso a Buffon che pianse dopo l'esclusione, tra l'altro, sia della Champions, era più arrabbiato che altro,
sia chiaramente nella finale di Cardiff. Quindi ci sono tanti episodi di personaggi anche con livelli importanti, responsabilità importanti nelle squadre che hanno esternato le emozioni in questo modo. E io l'ho sempre vista come una cosa molto, molto bella, nel senso, bella no, perché in realtà se tutto fosse andato bene il pianto non ci sarebbe stato, quindi sicuramente la causa scatenante non era bella, però la reazione umana, io li ho sempre percepiti come una reazione che li avvicina a noi, che spesso li vediamo come qualcosa di inarrivabile. In realtà loro sono umani con debolezze, con emozioni pari alle nostre, con commozioni pari alle nostre, che esibiscono chiaramente in modo molto più plateale, nel senso che tutti lo vedono, differentemente da quello che può essere lo sfogo nostro personale, che non ci vede nessuno, se non noi stessi. E quindi chiaramente l'ho visto sempre come una cosa buona. Così come vedo una cosa buona la reazione di Dybala. E io spero che tutti si finisca di mettere sullo stesso piano quello che è il Dybala calciatore, le critiche che giustamente bisogna muovergli, da quello che è il Dybala uomo, che ha delle emozioni, delle fragilità che vanno rispettate e che non devono in nessun modo, come in questo caso, appunto perché sono sincere, sono frutto di quello che le sta passando, essere in qualche modo giudicate, perché il giudizio su queste cose qua non si fa, si esprime, è giusto esprimere il giudizio su quello che fa o non fa, e i giudizi possono essere espressi perché Dybala, alcune partite, è stato sottotono, non si è preparato adeguatamente, ha fatto tanti errori e lì è giustamente le critiche vanno mosse, tutte quelle che devono essere mosse. Ma mai partire col preconcetto del Dybala non mi piace per una questione prettamente legata al campo, e quindi se piange le dico su merda perché non va bene così, perché è il capitano, non si piange. Queste cose qua no. Cerchiamo di dividere le cose e cerchiamo tutti, e per tutti intendo quella minoranza che ha avuto modo di criticare, di dividere appunto le cose, di dare giudizi e primi giudizi giusti e non in qualche modo influenzati da un tipo di immagine che si è fatti per Dybala. Lo dico io che su Dybala sono sempre stato molto critico perché ho sempre sperato che potesse dar di più di quello che effettivamente ha dato. Si parlava di virilità, si parlava di non giudicare le persone, non giudicare, non insultare, perché poi si passa ad insulti, e parlando tra insulti, giudizi e quant'altro, un piccolo commento su quello che è stato il post su Instagram, la storia su Instagram di Fabrizio Corona. Beh, non serve che mi dilunghi su chi sia, che ha messo una foto di Del Piero dicendo, che d'altro Corona è interista, quindi anti-juventino chiaramente, gobbo e bandiera arcobaleno, a significare chiaramente un riferimento all'orientamento sessuale, quindi al fatto che secondo Fabrizio Corona Del Piero sia gay. Mi serve un animale prima di tutto. Vedevo anche il video di Colpo Gobbo su Instagram, anche una famiglia, e come dice lui, non vuol dire che non possa avere un orientamento sessuale, insomma, di diverso tipo, appunto perché è una famiglia, ma per il rispetto della famiglia, dei figli, tre bellissimi figli che ha, Del Piero, il capitano, comunque rispetto va fatto. Non si pubblica senza nessun motivo delle cose del genere, di vita privata, che nulla, che nessuno ha chiesto in questo modo. Fa anche un po' sorridere che un tipo di offesa, perché poi viene usato il discorso di essere gobbo e omosessuale, viene usato come insulto, non come una presa di posizione, di fatto, da chi per certi motivi di carriera ha pensato di avere certi tipi di relazioni con certi personaggi, quindi da questo punto di vista l'omosessualità è stata utilizzata per altri fini. E quindi, da questo punto di vista, schifo veramente Corona e chi come lui butta in pasto, ma così, l'opinione pubblica, la vita personale di una persona. Se poi questa persona, oltre ad essere una persona importante, perché è un calciatore fenomenale, è un grande uomo, perché onestamente parlando, credo che si possa dire tutto su Del Piero, ma che non sia un grande uomo, credo che sia sempre sbagliato, perché si va solo a confermare quanto merda la persona stessa che ha pubblicato questa cosa sia. Non mi dilungo di più. Sono rimasto veramente molto schifato perché tra il discorso di Dybala e tra il discorso di Fabrizio Corona, in diversi hanno fatto delle brutte figure. Ecco, quindi era meglio evitare di fare. Commenti qui sotto, soprattutto sul primo tema di Dybala che è più di attualità. Come sempre, Forza Juve, e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.